Bene, buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di oggi. Sono le 16, quindi possiamo iniziare con l'appuntamento di oggi. Intanto un grazie a tutti, siete in tantissimi, vi siete iscritti, siamo andati nuovamente sold out e siamo molto contenti. E oggi, contrariamente appunto a quanto abbiamo affrontato nella scorsa tavola rotonda, parleremo di residenziale e andremo a vedere dei cantieri che sono stati realizzati appunto in Italia, sia per quanto riguarda il pavimento, il soffitto, ma anche lo Zeromax. Non mi sono presentata, ma penso che ormai mi conosciate. Io sono Marta Vantaggiato, sono ingegnere presso Euroterm. E oggi con me ho il piacere di avere i nostri BDM, che sono Giuseppe Scarpinato, Riccardo Nuovolissi e Roberto Oliana. Ecco, io inizio a condividere la presentazione, così facciamo una panoramica di quello che sarà presentato oggi. Allora, partiamo da Riccardo, che è il BDM, cioè il Business Developer Manager del Pavimento Radiante, che ci presenterà due casi studio, due realizzazioni. Si tratta una dell'ex anagrafe Residenza Santa Teresa a Parma, si tratta di una riqualificazione di 6.000 metri quadri, e poi ci farà entrare nel cantiere, nella riqualificazione di Via Melegnano 10, fatta a Milano. Successivamente sarà la volta di Roberto Oliana, che è il Business Developer Manager del Soffitto Radiante, che invece ci porterà ad esplorare la riqualificazione di un'abitazione privata, che è l'abitazione Lucchi, e poi ci porterà in un cantiere totalmente opposto, che è una nuova costruzione che è in corso di realizzazione a Milano. Il progetto si chiama Abitare in Maggiolina e sono 9.000 metri quadri di appartamenti. Vedremo in dettaglio quello che è stato e che si sta realizzando. Per finire abbiamo casi studio relativi al sistema radiante Zeromax, l'architetto Giuseppe Scarpinato, che è il BDM proprio del sistema Zeromax, ci porterà ad esplorare due cantieri, una villetta ad alta efficienza, che è una nuova costruzione, e anche lui poi ci porterà a vedere quelli che sono i passi o comunque come affrontare appunto la riqualificazione di un appartamento con il sistema Zeromax. Rimane valida per chi ha già seguito, diciamo, i nostri webinar nel corso di questi due mesi. Potete porre delle domande tramite il question and answer che trovate nella tab in fondo allo schermo. Vi prego di porre le domande tramite questa modalità e non tramite la chat, in modo che io possa tenerne traccia. Al contrario delle altre volte, che teniamo la sessione delle domande totalmente finale, a fine degli interventi, questa volta abbiamo deciso che se ci sono delle domande in corso e delle presentazioni, le affrontiamo via facendo. Ecco, io se tutti i relatori vogliono fare un saluto generale, dopodiché possiamo, diciamo, partire con la prima presentazione di Riccardo. Buona visione a tutti. Un saluto a tutti e grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Bene. Un saluto a tutti, ci vediamo fra un po'. Esatto. Allora, Riccardo, puoi iniziare a condividere la tua presentazione? Ok. Noi togliamo il video in modo da lasciarti tutto, come si dice, the floor is yours. Ok. Si vede, immagino, dammi conferma. Sì, sì. Perfetto. Ribuongiorno a tutti e grazie per essere appunto intervenuti. Oggi andremo in due cantieri, faremo una visita virtuale in questi due cantieri, uno a Parma e uno a Milano. La faremo in tutta sicurezza e mantenendo un abbondante distanziamento sociale, come ci richiedono in questo momento. I due sistemi sono due riqualificazioni, sia in riscaldamento che in raffrescamento, appunto, di residenza. Il primo è la riqualificazione residenziale dell'ex anagrafe a Parma. È proprio un vecchio complesso monastico nel cuore di Parma, vicino al quartiere oltre Torre.
corrente e qui sono stati realizzati 50 appartamenti di altissimo livello che garantivano sia un comfort per quanto riguarda il comfort climatico, ma anche abitativo, in quanto ogni appartamento ha praticamente un giardino pensile in modo tale da dare la possibilità a chi ci risiederà di avere anche uno spazio proprio all'aperto per il proprio comfort abitativo. Una curiosità, durante gli scavi e durante i lavori sono stati riportati alla luce dei resti archeologici proprio della cripta, appunto della chiesa omonima di Santa Teresa, e sono rimasti una parte rimasta visibile nel corridoio di accesso appunto ai box, dove è stato delimitato tutto da delle pareti in vetro e dove è presente anche una passerella dove si può visionare appunto gli scavi. Volevo appunto condividerlo perché sì, sono stati fatti appartamenti ultramoderni con tutte le nuove tecnologie possibili, ma è stato mantenuto appunto la visione di questi reperti storici. In questo cantiere le esigenze che erano richieste ovviamente erano un efficientamento energetico, una climatizzazione estiva e invernale, c'erano delle prescrizioni ben precise volute proprio dalla committenza per garantire sempre un comfort massimo di attenuazione acustica al calpestio. In più tutto il clima doveva essere gestito, avere la possibilità di gestirlo anche dal remoto. E ovviamente il problem solving, anche perché in cantiere, come sappiamo, i problemi e gli imprevisti non mancano mai. A questo importante progetto abbiamo collaborato con lo studio di progettazione, che è Termoprogetti di Reggio Emilia, che ha seguito anche con il suo responsabile tecnico Sergio Cantoni la direzione dei lavori. L'impresa era la Pizzarotti, l'impresa Pizzarotti di Parma, mentre tutta la parte degli impianti meccanici, elettrici e idraulici sono stati gestiti dall'Euroimpianti di Torino. Entriamo in cantiere, normalmente, come soprattutto il cantiere di una certa importanza, lo facciamo attivamente. In questo caso il nostro collega Daniele Vicentini dell'ufficio tecnico ha fatto un sopralluogo in cantiere per verificare quali erano le caratteristiche, le esigenze, per poi dare supporto al progettista e all'impiantista. Mi sembrava che poi dopo ovviamente Daniele ha provveduto a riportare in ufficio tecnico, al team tecnico, tutto quello che ha rilevato. Mi sembrava doveroso dare un volto e visibilità a chi normalmente lavora dietro le quinte, ma svolge un lavoro fondamentale per portare a termine soprattutto cantieri di questa dimensione. Appunto, una delle esigenze era quella di avere un'attenuazione acustica al calpestio. Il progettista in questo caso ha scelto un pannello, l'Euro Plus Silentium, che è un pannello a lastra piana e che è composto da un pannello in EPS sintetizzato in grafite da 24 mm accoppiato a una guaina da 8 mm in gomma vulcanizzata. Con questo pannello si riesce a soddisfare sia dare un isolamento acustico e un isolamento termico. Infatti il pannello ha una resistenza termica da 0,80 metri quadri Kelvin sul watt e un abbattimento acustico uguale o superiore a 37 decibel, che è un valore molto alto. Il sistema è certificato, qualche anno fa il sistema è stato testato con delle prove in laboratorio, tutte coadiuvate dal Dipartimento di Fisica Tecnica dell'Università di Padova, che ha certificato appunto il sistema intendo pannello completo, quindi con la sua striscia perimetrale, la tubazione, eccetera. Qui vedete nella prima immagine, questo è lo strumento che effettua le prove, sotto questo strumento ci sono dei martelletti che battono sul pavimento, nell'appartamento sottostante vengono posizionate delle sonde che rilevano appunto e fanno i rilievi acustici. Nell'immagine centrale c'è un particolare del sistema che è il granulato, che non è altro che la gomma vulcanizzata appunto sbriciolata, che serve a
coprire quei buchi che ci possono essere in cantiere per mantenere la continuità che nell'acustica è fondamentale. Nella terza immagine invece vedete, nelle prove sono state fatte prove con varie finiture, dalla ceramica al parquet flottante, vedete che col parquet flottante che contribuisce all'attenuazione acustica arriviamo addirittura a un valore ancora più alto, arriviamo a meno 44 decibel, quindi un'attenuazione di 44 decibel al calpestio. Comunque, per approfondire questi argomenti, vi ho messo un link, potete accedere a www.aerotel.info e andare a scaricarvi tutte le schede tecniche e approfondire eventualmente questo argomento. Vi riporto un problema che si potrebbe verificare nelle ristrutturazioni. Non è stato questo il caso, qui vi riporto delle immagini di un altro cantiere, di un'altra ristrutturazione, ma spesso succede che non ci sono le altezze e diciamo, dobbiamo passare sia con la parte elettrica sia con la parte idraulica all'interno del pannello. In questo caso, essendoci un pannello acustico, ovviamente tagliando il pannello si taglia anche l'acustica, quindi per sopperire a questo si usa appunto il granulato per andare a coprire le tracce che vengono realizzate, si va a coprire tutto, si dà continuità all'attenuazione acustica e poi dopo viene coperto da una guaina che noi forniamo, adesiva, che va a coprire appunto il granulato e successivamente poi si può posare la tubazione e realizzare l'impianto andando a risolvere un imprevisto che spesso purtroppo nei cantieri ci sono. Anche in questo caso sono state fatte le prove e nonostante questi tagli i risultati sono stati eccellenti. Un'altra esigenza era quella di rimanere in uno spessore del sistema radiante inferiore a 10 cm. Siamo arrivati a questo risultato appunto con il pannello Aeroplus Silentium che ha una quota totale di 32 mm sul quale è stato posizionato, è stato utilizzato un tubo Midix Plus da 20, un collettore da un pollice e un quarto e poi sopra è stato gettato un massetto autolivellante da 30 mm che quindi portano a un totale di spessore di 82 mm, quindi abbondantemente dentro i 10 cm richiesti. Ovviamente poi dopo ci sarà la finitura, ma in un centimetro e mezzo ci stiamo abbondantemente. Il sistema poi prevedeva... Riccardo, scusami. Ti interrompo perché c'è una domanda relativa alla slide precedente. Ci chiedono come mai è stato utilizzato il tubo da 20 se non era se non ci sono stati problemi di rigidità. Non ci sono stati problemi di rigidità anche perché noi utilizziamo il nostro tubo Midix Plus che usiamo praticamente da sempre, da oltre 35 anni, ha una elasticità molto superiore rispetto ai normali Midix, ai normali PEX C, A o B, un tubo particolare che è molto più flessibile. È stato utilizzato un tubo da 20 e questo è possibile su una lastra piana, proprio perché dovendo dare la massima potenza, perché dobbiamo lavorare in riscaldamento e anche in raffrescamento, per dare massima potenza ma soprattutto avere una velocità maggiore dell'impianto con un tubo da 20, quindi con maggiore portata, di conseguenza riesco ad avere una velocità appunto di impianto, un'inerzia più bassa. In più, siccome qui ci sono appartamenti molto grandi, dai 120 ai 140 metri quadri mediamente, e su appartamenti molto grandi, utilizzando un tubo da 20, io riesco a fare anelli fino a 120 metri come lunghezza e quindi riesco a ottimizzare la dimensione del collettore. Contrariamente, se avessimo usato un tubo a 17, probabilmente sarebbero stati necessari per gli appartamenti più grandi due collettori anche, o magari un collettore troppo grande, quindi difficile poi da posizionare in ambiente. Questo è stato il motivo per cui il progettista ha scelto una tubazione da 20. Perfetto, risposta molto esaustiva, grazie. Prego. Appunto, sistema di riscaldamento e raffrescamento. In tutti gli appartamenti è stato utilizzato delle macchine per il trattamento dell'aria, dei deoclimatizzatori da controsoffitto, prevalentemente da controsoffitto. In alcuni appartamenti, essendo una ristrutturazione, non è stato possibile controsoffittare, quindi sono state utilizzate delle macchine praticamente uguali, ma da incasso.
Il deocalizzatore ovviamente per gestire sia l'umidità in ambiente, sia per dare un'integrazione al supporto del radiante. Una centralina climatica, come vedete la centralina è stata posizionata in questo caso all'interno del collettore, la centralina viene installata su barra D, quindi può essere diciamo, posizionata sia dentro il collettore ma anche dentro all'interno di un quadro elettrico. Il tutto poi gestito dallo Smart Control, che è un sistema appunto di controllo e di gestione che gestisce sia la parte radiante sia la parte trattamento aria, e può essere comandato, programmato e gestito anche da remoto, e quindi è stato soddisfatto anche l'esigenza di avere un sistema semplice, facile, smart, diciamo. L'imprevisto, come si diceva, c'è sempre. In questo caso qui è un imprevisto un po' particolare, perché impianto finito, quindi impianto radiante posato, gettato anche il massetto, stavano facendo le finiture, facendo gli intonaci, mettendo tutti gli infissi, un privato ha acquistato non uno ma quattro attici, non tanto per investimento quanto per realizzare un unico appartamento, quindi quattro appartamenti ne voleva fare uno. Quindi però ovviamente c'erano tutti i tramezzi, gli appartamenti erano stati previsti come appartamenti singoli, facendo un unico appartamento ovviamente le stanze dovevano essere ricablate, quindi è stato buttati giù tutti i tramezzi, ma a quel punto l'impianto, c'era da ricablare tutto, sia l'impianto elettrico che l'impianto idraulico. Come fare? Ovviamente il massetto 3 cm non ci stavano non potevamo in quello spessore ritracciare tutto, quindi una soluzione era tiro su tutto, quindi smantello di nuovo tutto, levo tutto il massetto, levo tutta la tubazione, levo tutto l'isolante, quindi tiro su tutto, rifaccio le tracce e poi riposo il pavimento, il pannello acustico, riposo il tubo e rigetto il massetto. Questo comportava alti costi ovviamente, ma soprattutto dei tempi alti, no? E quindi ci hanno chiesto a noi una soluzione, noi la soluzione ce l'abbiamo, l'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata con il sistema Zeromax, del quale poi vi parlerà più approfonditamente il mio collega Giuseppe Scarpinato, e in questo caso è stato fatto proprio praticamente, ho messo sotto, prima sotto poi sopra, l'impianto originale posato poco prima, praticamente è morto, sono state fatte le tracce, è stato tranciato tutto quello che c'era da tranciare, quindi sono stati ricablati tutta la parte elettrica, tutta la parte idraulica, e poi successivamente è stato ricoperto e fresato con appunto il sistema Zeromax, che va a fresare il massetto esistente, poi si va a inserire la tubazione e poi si copre con la pavimentazione. Quindi in questo caso abbiamo risolto egregiamente il problema, l'imprevisto, diciamo. Ci sono altre domande su questo argomento? No? No, puoi andare avanti. Tutto. Bene. Grazie. Ci spostiamo a Milano. In via Melegnano, anche qui una riqualificazione di un palazzo storico. Qui gli appartamenti erano un po' più piccoli, non erano così importanti, ma comunque di altissimo livello, anche come finiture. Vedete anche la facciata, anche se non è completamente finita, ma ha finiture molto importanti. Quindi in questo caso anche abbiamo lavorato in riscaldamento e raffrescamento. Anche qui le esigenze erano un efficientamento energetico, ovviamente trattandosi di un palazzo storico, climatizzazione estiva e invernale. In questo caso c'è non solo l'integrazione delle macchine per il trattamento dell'aria, sia in latente che in sensibile, ma c'è anche proprio la gestione della ventilazione meccanica controllata per aria viziata. In più, anche in questo caso, c'è la necessità di avere la gestione del clima dal remoto. Eventuali problem solving in cantiere.
In questo caso abbiamo collaborato attivamente con lo studio Proema di Pescara. L'impresa è la Salk ICS Group di Roma e invece la parte meccanica è stata realizzata dalla termoidraulica Bartolini di Roberto Bartolini. Anche qui entriamo in cantiere per verifica quote, per disposizione impianti. In questo caso il cantiere l'ho gestito e ho fatto io dai sopralluoghi, anche perché il progettista era di Pescara, il cliente era di Perugia, in cantiere a Milano non c'erano volontari e io in quel periodo ero spesso a Milano e quindi ho seguito io direttamente il cantiere. Io sono quello con pochi capelli e tanta barba, mentre quello accanto a me con tanti capelli e poca barba è Roberto Bartolini, appunto, della termoidraulica Bartolini. In questo caso anche qui c'era da rispettare un'esigenza che era quella di stare sotto i 10 cm. Lo abbiamo fatto con un sistema tradizionale bugnato, il sistema Aeroflex TF da 30, quindi 3 cm su tutti gli appartamenti, un pannello termoformato da 150 kPa con una tubazione da 17, massetto autolivellante da 3 cm sopra la bugna, quindi un pacchetto totale di 85 mm più finitura. Quindi anche in questo caso siamo riusciti a stare, diciamo, l'esigenza è stata rispettata sotto i 10 cm. Anche qui c'era da dare una massima potenza al sistema, lavorando sia in riscaldamento che in raffrescamento, quindi il progettista ha previsto per tutte le zone un passo 10 e per i bagni un passo 5. In questo caso vi riporto anche una foto del collettore, proprio per far vedere che siamo riusciti a stare, in questo caso c'era anche una miscelatrice, quindi ogni collettore aveva la sua miscelatrice con la sua pompa, una miscelatrice a tre vie motorizzata, che poi viene gestita ovviamente dal nostro sistema di controllo. Vi riportavo questa immagine perché tutti i tramezzi qui sono a secco, quindi in cartongesso, e nonostante ovviamente inserendoci una miscelatrice l'ingombro aumenta, però siamo riusciti a stare comunque in un tramezzo a secco, nonostante ci fosse appunto anche la miscelatrice. Anche qui radiante smart, qui siamo proprio noi lo chiamiamo radiante smart quando all'interno, quando il sistema è completo, quindi c'è un sistema radiante in riscaldamento e in raffrescamento, quindi ci sono anche delle macchine ad aria ovviamente di nostra produzione e c'è una centralina di controllo che gestisce il tutto, sempre ovviamente Aerotech, quindi è un sistema per noi completo, quindi lo chiamiamo radiante smart. In questo caso qui c'è la foto della nostra nuova regolazione, la Smart Comfort 365, è uscita a fine 2019, ovviamente in queste ristrutturazioni avevamo ancora la Smart Comfort, diciamo vecchia, tra virgolette, comunque per quanto riguarda tutti i vari approfondimenti sia sulla gestione del clima sia sulla gestione della nostra regolazione, potete, vi lascio qui il nostro canale, potete consultare e andare a vedere il nostro canale YouTube Aerotherm Italia, dove potete approfondire, ci sono un sacco di contenuti sia per quanto riguarda la gestione del clima che per quanto riguarda la regolazione e tutti i nostri sistemi e soluzioni. Appunto, su questo cantiere avevamo un collettore dove c'era tutto praticamente, il collettore, un collettore SL da un pollice, la sua Command Mist, quindi miscelatrice a tre vie, e la sua centralina, quindi Smart Base, che gestisce poi tutto il sistema. L'interfaccia di controllo Smart Comfort, quindi un sistema touchscreen che si può ovviamente gestire anche dal remoto, come per l'altro cantiere. E per quanto riguarda il trattamento dell'aria, su tutti gli appartamenti era previsto un Deoclima WMC 300 verticale, quindi una macchina verticale in questo caso, a 5 tubi, e quindi mi gestisce sia la umidificazione, l'integrazione insensibile e anche la ventilazione meccanica controllata con un recuperatore ad alta efficienza. In alcuni appartamenti dove era prevista anche la mansarda, ovviamente serviva un'altra macchina per gestire sia l'umidità che il sensibile, quindi sono state montate delle macchine solo deoclimatizzatrici, come quelle che abbiamo visto nell'altro cantiere, però appunto da incasso.
no? Anche perché nelle mansarde non c'era la possibilità di contrasoffittare. Quindi è stato gestito in tutto, ma l'imprevisto è arrivato anche qui. L'imprevisto è arrivato anche qui, sembrava andasse tutto bene, ma un giorno mi chiama Roberto Bartolini, quello che avete visto prima, e mi dice: Riccardo, abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché quando ci sono cose positive non viene mai condiviso, quando c'è un problema, il problema è di tutti. Non ci sono quote sufficienti su 4 appartamenti. Quanto abbiamo a disposizione? Abbiamo 5 centimetri, quindi la metà di quello che avevamo negli altri appartamenti. Cosa facciamo? Abbiamo vari sistemi, come abbiamo sistemi a bassissimo spessore, ho detto non c'è problema, no? dei sistemi con tubazione da 12, senza isolante, possiamo stare in bassissimo spessore. No, il committente vuole comunque isolare e non posso usare un tubo da 12 perché il tubo da 17 ce l'ho già in cantiere, ho già i collettori montati, il sistema è già cablato per un tubo da 17, un tubo più piccolo dovrei fare anelli più corti, quindi il collettore non sarebbe più sufficiente perché lì mi scatterebbero ovviamente più anelli, quindi dobbiamo utilizzare il tubo 17. E la soluzione l'abbiamo trovata. Il nostro sistema, abbiamo utilizzato in questo caso un sistema lastrapiana, quindi abbiamo abbinato a un sistema bugnato, come avete visto, tradizionale, un sistema a lastrapiana, l'Euro Plus 10, che ha 1 centimetro di isolante, la lastra è adesivizzata, quindi si può può essere adesivizzata al sottofondo. Essendo una lastra piana, ho libertà di utilizzare un tubo che va o da 12 fino a 17, perché con la lastra piana ho questo vantaggio, posso usare tubi di varie dimensioni. Sul bugnato sono un po' limitato, perché un tubo più grande non ci sta, un tubo di un diametro troppo piccolo scappa fuori. Sulla lastra piana ho questa libertà. Quindi posso utilizzare un tubo a 17, l'isolante è un EPS 200 kPa, quindi ha una resistenza meccanica molto importante, e il sistema è certificato. È certificato perché in collaborazione con... abbiamo certificato il sistema, quindi il sistema radiante abbinato ad un massetto. Insieme a Knauf, in collaborazione con Knauf, abbiamo certificato questo prodotto con un ente certificatore esterno che ha fatto delle prove, dei test col nostro sistema e con un massetto, tra virgolette, autolivellante tradizionale, perché questo massetto, l'NE425, è un massetto autolivellante tradizionale che normalmente chiederebbe un minimo di 3 cm sopra la bugna o sopra il tubo. Ma grazie al nostro pannello, che ha appunto una resistenza alla compressione da 200 kPa, in più è adesivizzato, da prove fatte, qui vi riporto la scheda del certificatore, si riesce a stare a 1 cm sopra tubo. Quindi, diversamente da quanto normalmente nella sua scheda tecnica Knauf dichiara, con questo sistema, quindi con il nostro pannello, si può stare dentro i 10 mm sopra tubo. Quindi, con il sistema certificato TEN, 200 kPa, tubo da 17, massetto autolivellante 10 mm sopra tubo, 37 mm. Quindi in 3,7 cm, sotto i 4 cm, più finitura, abbiamo risolto anche questo imprevisto che in altro modo non sarebbe stato risolvibile. Se non ci sono domande, io ho finito, non so in che tempi, ma ho finito. Allora Riccardo, ti ho lasciato parlare, dai, no, sto scherzando, sei sparato un po', ma ovviamente non l'ho detto all'inizio del webinar, ma come avete visto i contenuti sono tanti e tutti interessanti, per cui quasi sicuramente sforeremo un po' rispetto all'ora, prestabilita, okay. Però vedete insomma che appunto ne vale la pena, è tutto interessante. Una domanda e poi ti lascio. Nel secondo caso studio che hai presentato, avendo il passo costante in tutti i locali, ci chiedono, vuol dire che le regolazioni sono state previste con valvole di zona su ogni circuito? Con valvole di zona? Su ogni circuito? Su ogni circuito ovviamente ci sono delle testine, quindi sì. Ok. No? Su ogni circuito c'è una testina e il sistema lavora
diciamo, con il nostro sistema Smart Comfort abbiamo, forse mi è sfuggito, non l'ho detto, non ce l'ho fatta a dirlo, ma ovviamente il nostro sistema Smart Comfort ha una sonda che gestisce temperatura e umidità per ogni stanza. Di conseguenza, negli appartamenti, diciamo, nelle stanze dove il passo 10 magari in alcune condizioni non la temperatura è soddisfatta, il sistema Smart lo gestisce e lo controlla. Bene, grazie. Allora, direi che possiamo andare avanti, eventuali domande le gestiremo poi alla fine. Benissimo. Per dare spazio agli altri. Grazie a tutti, grazie a tutti e lascio... Esatto, lasciamo la parola a Roberto. Ciao Roberto, a te. Grazie, grazie Riccardo. Ciao. Ciao. Bene, lancio la presentazione. Allora, a questo punto buonasera a tutti. Io sono Roberto Oliana, sono il responsabile dei soffitti radianti in Euroterm. Oggi parleremo del soffitto radiante nel contesto residenziale. La scorsa tavola rotonda abbiamo parlato delle applicazioni nella parte terziaria. Molto interessante è anche la parte residenziale. E oggi vi accompagnerò, oltretutto, in due cantieri che sono completamente diversi. Così potete vedere tranquillamente che le applicazioni nel soffitto si possono fare veramente in quasi tutte le situazioni. Bene, però due parole velocissime. Parliamo dei sistemi a secco. I sistemi a secco, anche in Italia, stanno avendo un grandissimo uso. Perché hanno una grande flessibilità, si adattano molto facilmente a varie situazioni, sono veloci, precisi nell'esecuzione, contribuiscono al benessere termico ed acustico. Oggi si parla molto di antisismica, per cui si possono adeguare tranquillamente le normative, contribuiscono al risparmio energetico e hanno un basso impatto ambientale. Cioè la implementazione di questi materiali è molto semplice. Bene, penso che il sistema secco più conosciuto in Italia, penso che tutti lo conoscano, è il controsoffitto. Penso che in quasi tutte le situazioni ormai viene installato. Ma perché? Beh, il soffitto è semplice da installare, ha uno standard internazionale, per cui le stesse strutture e accessori per l'installazione sono uno standard a livello mondiale. Si presta benissimo per le integrazioni idrauliche, l'integrazione luminotecniche, elettriche, come dicevo prima, comfort termico, comfort acustico e non dimentichiamoci che il controsoffitto è un componente edile, per cui contribuisce al risultato estetico ed architettonico dell'ambiente. Bene, cosa facciamo noi in Euroterm? Il controsoffitto diventa attivo. Gli facciamo passare molto semplicemente acqua calda o fredda per attivare la superficie in riscaldamento o in affrescamento. Con cosa? Con la nostra gamma, il nostro pannello radiante Leonardo, che è una gamma abbastanza vasta, come potete, non so se avete seguito i nostri webinar, comunque si può approfondire anche nel nostro sito. Volevo portarvi subito nei cantieri. Ecco, il primo cantiere che andiamo a visitare è una riqualificazione di una porzione di bifamiliare a Cesena, la classica abitazione costruita negli anni 90, una superficie di intervento di circa 150 metri quadrati suddivisa in due piani, per cui piano terra e un piano mansardato, ed è un'installazione veramente interessante, la vedrete adesso. Beh, gli obiettivi di cantiere erano ben precisi, cioè oltre il committente un architetto, donna oltretutto, per cui molto attenta attenta ai dettagli. Le richieste erano di installare il soffitto nel minor spessore possibile, avere potenza in freddo, velocità in riscaldamento, per cui poca inerzia, per cui cedere l'energia molto velocemente all'ambiente, per fare in modo che il sistema ibrido che è stato montato in sostituzione della caldaia e degli split avesse la massima efficienza.
In questo ambiente hanno installato poi il ricambio aria, per cui integrazione di tubazioni, bocchette, eccetera, eccetera, tempi molto stretti di installazione e l'esigenza era di avere un risultato architettonico adeguato. Bene, entriamo in cantiere. Beh, qui faccio vedere il costruttivo dei pannelli nei due piani del fabbricato. Se notate, ci sono dei pannelli con delle colorazioni diverse. Questo perché? All'interno di questo ambiente abbiamo adottato tre tipologie di pannelli diversi. Abbiamo adottato il pannello Leonardo con passo 3,5, che è uno dei pannelli più performanti della nostra gamma, per avere proprio potenza in freddo e in caldo. Abbiamo utilizzato il pannello, sempre passo 3,5, idro, nei locali umidi, per cui cucina e bagni, e abbiamo utilizzato in due situazioni il pannello Leonardo Lux, che è un pannello particolare, dove all'interno del pannello c'è ricavato uno spazio di circa 1500 mm per 180 per inserimento di luci o bocchette. Poi lo vedremo installato. Bene, entriamo in cantiere. Allora, se notate nella foto in basso a destra, queste le situazioni che siamo trovati. Il classico ambiente anni 90, un'altezza dell'ambiente di 2,80 m. Se notate, qui ci sono di questi cassoni, una foto di cassoni in cartongesso per contenere gli split precedenti. E in questi cassoni sono stati smontati e praticamente la struttura è rimasta su, non è stata buttata via perché era riutilizzabile. In questo abbassamento sono stati installati i nostri collettori di distribuzione, qui siamo al piano terra. Qui vedete già le linee di alimentazione dei pannelli già inserite e già pronte a essere lasciate ai collettori, e abbiamo inserito uno dei due nostri deoclimatizzatori modello, in questo caso il 581 DCC. E la particolarità di questo cantiere è che bisognava installare i pannelli nel minor spazio possibile. Allora, nel piano terra abbiamo installato una doppia struttura in aderenza, per cui doppia struttura semplice con incida 27 e aggancio semplice. Praticamente in questa situazione il pacchetto completo, per cui struttura e pannello, occupa circa 10 cm. Se vedete, questo è il primario, il secondario, lo spazio poi del pannello che verrà applicato, che è questo pannello, che sono 5 cm, porta lo spessore totale di questa applicazione a 10 cm. Nel sottotetto gli spazi erano... ci hanno chiesto di usare meno spazio possibile, per cui abbiamo installato il pannello nella situazione minima possibile per un soffitto radiante, per cui abbiamo inserito una struttura singola da 15 mm e con poi applicato direttamente il pannello. Questa è la quota minima in assoluto che bisogna avere a disposizione per installare un soffitto radiante, perché comporta qualche attenzione in più rispetto alla situazione standard, tra virgolette. Per cui in 7 cm diamo il pannello completamente finito, con delle accortezze però. E se noi andiamo a vedere questa foto, vedete che lo spazio di disposizione è molto poco, per cui bisogna prestare la massima attenzione nelle linee di adduzione. Cioè, cosa vuol dire? Non bisogna creare accavallamenti o incroci strani, altrimenti non riusciamo più a stare dentro nello spessore con le adduzioni. Se vedete in questo particolare in fondo, il pannello di tamponamento, diciamo, della parte di chiusura fra il radiante e la parete perimetrale, è stato fatto con pannello normale, cioè non è isolato, per permettere proprio l'inserimento delle dorsali. Perché questo è il minimo spessore proprio in assoluto che si può utilizzare nel soffitto radiante. Nell'altra foto a destra, questa è una situazione molto interessante. Qui siamo in una stanza con doppia esposizione nord-est, dove per dare più potenza all'interno dell'ambiente è stato inserito in questa parete divisoria due pannelli di Leonardo a parete, per cui un'altra variante del nostro pannello con l'installazione a parete. Qui interessante
vedere perché l'impianto eraulico è stato inserito in questo abbassamento e oltretutto poi se alzo un pochino, l'architetto ha voluto inserire queste buchette lineari integrate proprio nel cartongesso per il ricambio aria, veramente interessante come applicazione. Non contenti di questo, in quella situazione sono stati è stata attivata praticamente dove c'erano, vedete qui c'è il taglio delle bocchette e i canali sotto, sono stati inseriti dei pannelli tagliati. Praticamente il nostro pannello ha la particolarità di essere tagliato a metà nelle due misure standard per essere integrato in situazioni particolari come questa. Infatti andiamo, il nostro sottomodulo minimo è 600x1000 e lo vedete installato in questa posizione. Qui vedete l'installazione del Leonardo Hydro. Noi in tutti i locali umidi viene inserito e diciamo che questo è già uno standard. Tutte le maggiori aziende produttrici di lastre in cartongesso utilizzano questi pannelli che si riconoscono perché sono colorati di verde. Hanno un trattamento particolare per evitare l'assorbimento dell'umidità. E qui sotto... Sì, dimmi. Scusami, c'è una domanda relativa al pannello sezionato che hai fatto vedere. In particolare chiedono maggiori informazioni sulla sezionatura, se c'è una linea di riferimento sui pannelli, se puoi dirci qualcosa in più. Sì. Allora, noi produciamo i pannelli Leonardo in due misure standard, che sono 2000x1200, con due circuiti separati all'interno, già collegati nelle dorsali, e un altro pannello che è 600x2000. Questi pannelli sono già tracciati, possono essere tagliati nel mezzo, cioè a metà. Per cui il pannello più grande diventa 1000x1200, il pannello più stretto diventa, come in questo caso, 600x1000. È un'operazione che si fa molto semplicemente in cantiere. Grazie. Prego. Ecco, se andiamo a notare, questo vediamo già l'entrata che avete visto prima in un'altra foto, col pannello già montato, con la struttura, doppia struttura che dicevo prima, proprio spazio occupato di 10 cm, mi ha portato l'altezza del locale da 2,80 m a 2,70 m. Per cui interessante come situazione. Vediamo già in fase avanzata di installazione i pannelli. Nella foto di sinistra vedete già il pannello praticamente finito, pronto a essere collegato idraulicamente per poi essere provato e stuccato. E in questa situazione interessante abbiamo adottato una tecnologia, non so chi la conosce, e praticamente abbiamo inserito fra il soffitto e la parete, e tecnicamente si chiama un oscuretto. Praticamente è una molla che può essere in plastica o in acciaio che serve da disgiuntore fra le due superfici. Questo si utilizza per non una questione estetica, vedete poi come il risultato anche finale, e secondo è proprio per evitare le micro crepature che potrebbero succedere nei soffitti, non solo radianti ma in qualsiasi tipologia di soffitto, perché questo oscuretto inserito elimina praticamente completamente questa possibilità. Nella foto poi sotto, ingrandisco un attimo, si vede proprio la facilità, abbiamo inserito tutta la parte idraulica elettrica all'interno dei controsoffitti e qui si vede un pannello Lux tagliato a metà, quello con la parte centrale che si può forare, col foro pronto per accogliere la lampada. Ecco, due parole molto veloci sul sottotetto. Sul sottotetto abbiamo installato i pannelli su superfici inclinate, per cui si può installare tranquillamente senza nessuna remora. E una cosa particolare in questa situazione, la committenza a suo tempo aveva fatto, perché è una casa ereditata questa, erano stati fatti degli armadi a misura, per cui ci è stato richiesto non li smontiamo, vogliamo mantenerli. Infatti abbiamo fatto tutte le lavorazioni mantenendo gli armadi in cantiere. Infatti qui si vede il particolare di com'è la finitura. Qui il cliente ha accettato di non aprire una delle due porte, però gli armadi sono molto stretti,
per cui è un problema relativo. Poi questa è la situazione prima della stuccatura del sottotetto, già qui ci sono già i collegamenti già idraulici già realizzati, già collaudato, pronto per essere stuccato e poi finito. Queste sono già le foto degli ambienti vissuti, finiti. Se notate, il risultato estetico è importante. E diciamo che il controsoffitto radiante, se uno sa che c'è, bene, ma potrebbe essere un controsoffitto normalissimo. Se vi ricordate prima quei pannelli sezionati, ecco, notate questi riquadri, e questo sono praticamente quella parte dove sono stati installati. Ecco, una volta stuccato e finito, questo è un soffitto attivo, ma nessuno sa che qui sotto ci sono i pannelli radianti. Livello di finitura importante, questo è stato veramente un bel risultato. Qui si vede bene anche il discorso dello scuretto, per cui il risultato estetico è veramente interessante, oltre che tecnicamente evita un problema importante. Queste sono già le superfici finite, la casa è già vissuta da qualche mese. Ottimo risultato. Gli obiettivi che ci aveva chiesto il cliente sono stati raggiunti in maniera soddisfacente. Bene. In questo cantiere è stato installato il sistema Euroten, per cui torniamo, come diceva Riccardo, Radiante Smart. Per cui è stata installata la nostra regolazione intelligente, la Smart Comfort 365 nell'ultima versione, e i Deo climatizzatori del controsoffitto, il modello 581 BCC. Cambiamo completamente tipologia di cantiere. Vi accompagno a vedere un cantiere molto importante, che è ancora in fase di chiusura, che purtroppo causa Covid 19 è rimasto bloccato oltre 2 mesi, però abbiamo già completato al 95% l'installazione dei nostri soffitti radianti. Scusate, il cantiere è Abitare in Maggiolina a Milano, cantiere importante. Gli obiettivi di questo cantiere erano un po' diversi da quello che ho visto prima, per cui non più una riqualificazione ma un nuovo avanzato, per cui classe A+, molto, molto attenti alla qualità. Qui sono chiesto la massima resa in freddo, per tanta potenza. Problema che c'era una superficie disponibile molto ridotta per il soffitto radiante. Ci hanno chiesto qui molte velocità di riscaldamento, per cui do potenza quando serve mi fermo subito. E rispetto di spazi mnemotecnici e idraulici, vedete poi nei disegni, sono importanti, l'integrazione di tutte le canalizzazioni, tempistiche programmate. Un cantiere del genere, se non hai le tempistiche programmate, sei morto. E poi vedrete poi dalle foto e dai render il risultato architettonico adeguato alla tipologia di fabbricato. Ecco, volevo spendere 2 parole. Questo è un pianotipo dei due fabbricati. Allora, questo progetto all'inizio era partito col pannello Leonardo col passo 5,5. Poi, ed era la potenza che avevamo, che adamo in ambiente, specialmente con il freddo, perché qui la potenza in freddo era molto superiore rispetto a quella in caldo, come richiesta, andavamo a rispettare tranquillamente le potenze. Poi, dal punto di vista architettonico, ci sono stati diversi cambiamenti. Se notate, questa è l'ultima versione, le superfici a disposizione sono ridotte in maniera importante. Perché? Perché sono stati predisposti tutti degli spazi per l'inserimento delle luci, per l'inserimento delle cappe cucina, spazi per le bocchette di ventilazione, spazi per le tende anche, spazi per gli armadi, per cui la copertura radiante è passata da circa un 70% della fase iniziale, è passata alla fine a circa il 55%, proprio un 15% su superficie radiante e inferiore. Come è stata risolta la cosa? Qui nella dimensione del mercato sono 120 appartamenti per un totale di circa 9.000 metri quadrati di intervento. Abbiamo utilizzato il nostro pannello più performante in assoluto. Il pannello 3,5 ad alta resa. Praticamente la lastra di copertura è una lastra caricata in grafite che permette di ottenere con temperature normali di mandata rese intorno agli 80 watt a metro quadrato in freddo. Mentre nei bagni, perché le cucine sono quasi tutte open space, è stato utilizzato il pannello con passo 3,5 idrorepellente, pannello idro.
Per cui un impianto che era partito praticamente con la tipologia di pannello si è trasformato poi nel giro di 2 mesi col montaggio di un pannello, col pannello più performante che abbiamo. Qui volevo ringraziare gli attori di questo progetto molto importante, per lo studio AI di Torino, l'impresa Percassi, la Ciambellini che è l'installatore e la nostra agenzia di Torino Progetto Aria. Ringraziamenti dovuti per un cantiere così importante. Bene. Uno dei degli impegni grossi che ha avuto Aerotim in questo cantiere è stata produzione logistica. È un progetto fatto tutto in BIM, per cui molto programmato, con tempistiche, con costruzione in stadi molto precisi, e di conseguenza è un cantiere così importante, la produzione ha dovuto adeguarsi perché oltretutto il cantiere aveva un problema: non potevano entrare i tir dai cancelli, ma solo motrici. Fate conto che in una motrice ci stanno circa 400 metri quadrati di pannelli radianti. Se fate i conti, abbiamo consegnato 23 motrici di pannelli, più poi le macchine e il resto della la raccorderia, siamo arrivati a 27 motrici consegnate in questo cantiere. Per cui un grande complimento personale a tutta la parte produzione e logistica di Euroterm. Questo cantiere molto importante, è diciamo sul limite dell'area C di Milano, in zona Maggiolina. Il cantiere è composto da 2 grandi stabili, c'è una Sky Tower, che sono 16 piani, e da un fabbricato un po' più piccolo e più lungo, sono 16 piani, che è la parte Gardens. Se notate, il progetto nasce per degli appartamenti molto moderni, molto performanti, e gli appartamenti che continuano nelle terrazze. Poi dovremo, questa è la tendenza di costruzione oggi a Milano. Adesso entriamo nel cantiere, purtroppo non ho moltissime foto, però è un cantiere completamente diverso dal precedente, per cui qui ci siamo trovati in una situazione ideale per installare i soffitti radianti, perché i soffitti radianti in questo caso è stato previsto fin dall'inizio. In questo caso vedete un pannello già installato, pronto per essere collegato. L'altezza del cantiere sono 2,70 m. Se notate, per terra non c'è niente. Se passate nella foto a destra, tutta la parte di impiantistica meccanica, elettrica ed idraulica è tutta inserita nel cadedio che si è andato a creare in questo caso, di un'altezza totale di 40 cm, compreso il pannello, dove c'è la possibilità di inserire praticamente tutto quello che normalmente nei cantieri viene inserito a terra. Questo è il classico cantiere realizzato con le strutture a secco. Questo è un grandissimo vantaggio. Se notate, qui abbiamo installato i pannelli su una doppia struttura pendinata, per cui una situazione veramente ideale. Guardate sopra il soffitto cosa c'è. Praticamente i pavimenti sono completamente lisci, non c'è assolutamente. Per cui abbiamo una struttura primaria e secondaria da 27, pendinata, qui si vede, da parte si vedono i pendini, comunque sono i pendini a molla classici, e si intravede il nostro collettore che è stato inserito proprio in questo spazio vuoto. Per cui una grande, io la chiamo autostrada, sopra la testa dove posso farci passare di tutto. Un'altra particolare di questo cantiere, avete visto il progetto, i costruttivi di prima, ci sono tanti pannelli spezzati per rispettare le esigenze di progettuali architettoniche. Praticamente qui abbiamo, tornando al discorso di prima, ho utilizzato pannelli interi. Abbiamo utilizzato pannelli grandi tagliati in metà, per cui 1200x1000, e moltissimi pannelli piccolini, per cui il 600x1000, che mancano 0. 600x1000, tutti i pannelli tagliati in cantiere. Se notate, c'è anche questi salti di pannelli, abbiamo tutta l'accessoristica per ovviare anche questi, tra virgolette, problemi che ci sono in cantiere, per cui è un fuori standard. Poi questo naturalmente andrà isolato. Per cui questa situazione, la nostra gamma Leonardo, modularità, facilità di installazione e massima integrazione di componenti meccanici, elettrici ed idraulici. Questo è un appartamento finito, ma siamo a livello di collaudo, di messa a pressione, perché ci sono già tutti i collegamenti fatti, pronti per tamponare e per stuccare. Qui abbiamo rispettato esattamente le prescrizioni di progetto.
per cui gli spazi verso le pareti esterne e verso l'interno per gli armadi, i fori e i salti di pannello per inserimento di luci, bocchette e tutte le cose che aveva richiesto lo studio di architettura. Perché questo è un cantiere che si è risolto veramente in maniera perfetta. Questo è finito, questo è l'appartamento tipo, l'appartamento campione, ho detto che purtroppo non sono riuscito a fotografarlo, finito. Questo è il classico appartamento, è la classica costruzione utilizzando le strutture a secco. Beh, eccezionale come risultato. Purtroppo non ho avuto finite, ripeto, il cantiere è rimasto fermo diversi mesi, però qui si sono di render del risultato finale, per cui il progetto di queste due torri è che l'appartamento continua in queste mega terrazze. Ci sono delle situazioni dove le terrazze sono più grandi dell'appartamento. Molto molto bello. Diciamo che anche in questo caso abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci erano stati richiesti. Anche in questo cantiere, gentilmente il responsabile cantiere lunedì è andato a fare una foto perché hanno riaperto il cantiere lunedì e lo stavano, diciamo, allestendo per la riapertura, a farmi una foto nell'appartamento campione. Abbiamo, è stato il primo cantiere importante in Italia che abbiamo consegnato la nostra nuova Smart One, per cui la regolazione puntuale nei locali. Abbiamo in questo caso fornito diverse decine di eucalimentatori a controsoffitto modello potenziato, perché c'è stata una richiesta dello studio di presentazione, abbiamo adeguato, abbiamo modificato il nostro standard potenziandolo come potere di umidificazione, cambiando anche la sigla. Per cui anche in questo caso abbiamo applicato la nostra tecnologia radiante smart, come ci piace chiamarla un po' tutti in azienda. Se volete approfondire anche questa, la nostra regolazione, le nostre macchine, potete seguirci anche sul canale YouTube Eurotherm Italia, dove trovate diversi filmati dei nostri webinar, dove i miei colleghi sono molto esaustivi a spiegare un po' tutto. Io ho finito, grazie a tutti per l'attenzione, spero di essere stato interessante come presentazione dei cantieri e lascio la parola a Giuseppe Scarpinato. Roberto, grazie. Prima di lasciarti, intanto grazie per l'intervento, super interessante. Allora, ti faccio due domande, una molto ricorrente che chiedono appunto per le luci, se ci sono degli spazi ben precisi. Ovviamente facciamo riferimento al nostro pannello Lux Leonardo, che non hai presentato perché non era applicato, diciamo, in questa gamma. Se vuoi dire qualche parolina su questo? Ci sono due situazioni. Noi in fase di costruttivo chiediamo sempre il progetto illuminotecnico, per cui normalmente un soffitto radiante non va a coprire il 100% della superficie, ma andiamo mediamente dal 60 al 70%, per cui si possono spostare i pannelli creando delle aree, fra virgolette, neutre per inserimento di lampade importanti. E nel caso di faretti o punti luce, io posso inserirli tranquillamente fra le spire con dei diametri adeguati del pannello, o, ripeto, utilizzando il nostro pannello Lux, c'è uno spazio di 1450 mm per 180, poi è un rettangolo, dove io posso inserire in questo spazio qualsiasi componente, sia illuminotecnico che meccanico. Bene, grazie per le precisazioni. Poi un'altra domanda e ti lascio andare. Per quanto riguarda la manutenzione degli impianti che corrono sopra i pannelli a soffitto, cosa si prevede? Beh, allora ci sono, non so se si sono notati, ci sono degli spazi e anche nel progetto si vedevano in maniera abbastanza chiara, magari non chiarissima. Ci sono delle botole di ispezione, perché tutta la parte che deve essere manutentata, allora, l'impianto radiante soffitto è un impianto statico, per cui un impianto che non ha bisogno di manutenzione. Tutta la parte di manutenzione, sia la parte elettrica che la parte meccanica, più collettori, centraline, eccetera, eccetera, vengono predisposte delle botole di ispezione adeguate come misura all'intervento. Possono essere piccole o grandi. Bene, grazie Roberto. Lasciamo la parola a Giuseppe con l'ultima presentazione. Nel mentre che si collega, ne approfitto per rispondere a una domanda relativa al Deuclima, che ci chiedono se è entalpico e se in caso fosse così non andrebbe bene per il coronavirus. Allora,
Le macchine Euclima hanno un recuperatore statico, non è entalpico. In caso vogliate approfondire la tematica relativa alla nostra gamma di macchine per il trattamento aria, sul canale Euroterm Italia, che ha citato anche Roberto, trovate un webinar in cui appunto viene spiegato tutto il funzionamento delle nostre macchine. Ecco, lascio la parola quindi a Giuseppe. Ecco, vai. Grazie. Ok, ci sono. Mi confermi che si riesce a condividere la presentazione, Marta? Sì, vediamo. Ok. Allora, continuiamo la nostra cavalcata, diciamo, per quanto riguarda il residenziale, quindi le esperienze che abbiamo avuto nei vari cantieri applicando i nostri sistemi, le nostre soluzioni all'interno di questa appunto applicazione che è il residenziale. In questo caso vi faccio vedere l'applicazione del sistema Zeromax sia nella ristrutturazione, ma soprattutto sempre più nella nuova edilizia e come questi sistemi permettono di ottimizzare i cantieri e quale tipologia di materiale edile vengono utilizzati. Quindi nello specifico noi vedremo un'applicazione appunto sul nuovo e un'applicazione su una ristrutturazione di un appartamento su un palazzo degli anni 40-50. Partiamo subito con questa villetta a Moriondo Torinese. Questa villetta, come vedete, comunque è una villetta nuova ed è una villetta ad altissima efficienza, perché comunque è un edificio preassemblato, quindi precostruito, è un edificio in legno, quindi un edificio che è molto isolato, però allo stesso tempo leggero. Quindi in fase di consulenza con l'ingegnere abbiamo un po' ragionato su questo cantiere e abbiamo consigliato la possibilità di aumentare la massa per quanto ci riguarda, poi vedremo come. Però allo stesso tempo, essendo un edificio molto, molto isolato, necessitava avere un sistema radiante molto veloce e che si attivasse e che si disattivasse in un certo senso in maniera molto, ma molto veloce. Una prescrizione da parte del costruttore era quella di dire: a me mi va bene tutto, però vorrei utilizzare dei massetti, diciamo così, tradizionali, non livelline, per realizzare il sistema radiante a bassa inerzia. Vedremo come è stato realizzato. E un suggerimento che noi abbiamo dato per ottimizzare il cantiere era quella di realizzare un getto unico che contenesse sia la parte impiantistica, quindi l'elettrico, e la parte radiante. E vedremo come ci permette appunto questo sistema di fare questa operazione. Quindi, come vi dicevo, questo è un edificio prefabbricato, un edificio in legno, un edificio leggero che è molto isolato. Vedete, c'è valore di trasmittanza molto bassi, quindi necessitava di pochissima energia, però allo stesso tempo di gestire il comfort in maniera ottimale. Quindi la prescrizione appunto che era stata data, o comunque il suggerimento che avevamo dato, era quella di aumentare la massa. Dove, per quanto ci riguarda, potevamo aumentare la massa? Nella parte del massetto, perché comunque nella parte, diciamo, costruttiva, nella stratigrafia dei solai anziché delle pareti, già comunque il sistema già era, diciamo, prestabilito da quel punto di vista come tipologia costruttiva. Quindi abbiamo lavorato sostanzialmente sui massetti. In origine il sistema come era pensato, la parte di radiante, quindi partendo dal eventuale solaio in legno, quindi impiantistica, copertura con un massetto leggero, realizzazione dell'impianto radiante con una livellina a basso spessore. Questo perché? Perché chiaramente, come dicevamo prima, doveva essere un impianto radiante molto molto veloce. E qui appunto l'impiantistica sotto coperta con l'alleggerito. Però noi abbiamo suggerito di ottimizzare il cantiere realizzando un unico oggetto che contenesse tutti e due i sistemi, diciamo, sia la parte impiantistica che la livellina, ma allo stesso tempo utilizzando un massetto, diciamo così, diciamo tradizionale, poi vedrete che è stato utilizzato un massetto premiscelato. Quindi cosa abbiamo suggerito noi di fare?
partendo dal solaio, un eventuale tappetino acustico, quindi se serviva soprattutto a piani superiori, un pannello isolante, appoggiare i corrugati, gettare un massetto unico, sabbia cemento, comunque in questo caso premiscelato, fresatura, quindi realizzazione dell'impianto radiante, e infine posa della pavimentazione, quindi unico oggetto, unico spessore. Alla fine è stato fatto questo in termini di animazione, così rende un po' l'idea, e poi andiamo in cantiere e vi faccio vedere. Quindi posa dell'isolante, appoggiare corrugati, getto del massetto che fungeva da copertura impianti ma allo stesso tempo di supporto alla pavimentazione, quindi fresatura, messa in opera della tubazione e infine chiusura, quindi pavimentazione con, in questo caso era stata realizzata, poi vedrete, con del gres. Quindi alla fine la sezione era questa, con appunto l'utilizzo di un massetto premiscelato, questo in questo caso era un massetto della Rofix, che tra l'altro ha certificato questa tipologia di massetto per l'applicazione specifica, e successivamente appunto la fresatura. Questo cosa ha comportato? Ha comportato una diminuzione dei tempi di realizzo, quindi addirittura si sono dimezzati i tempi di realizzazione di quella sezione lì, ma soprattutto ha aiutato il solaio, cioè ha aumentato la massa, perché ha aiutato, come dicevo prima, questa tipologia di struttura, che essendo molto leggera, ad avere un po' più di massa, che aiutava sia da un punto di vista, diciamo, termico, regime estivo, poi vi faccio vedere alcune analisi, e soprattutto per quanto riguarda la parte acustica, diciamo così. Ma la domanda è semplice, no? Alla fine, se io però utilizzo un massetto di questa tipologia, quindi un massetto premiscelato che equivale a un sistema, diciamo un massetto tradizionale simile sabbia cemento, chiaramente questo vi dà la garanzia della certificazione, eccetera eccetera, cosa succede in termini di resistenza meccanica? Perché io sostanzialmente vado a portare il tubo, come vedete, in superficie, quindi la resistenza meccanica in questo caso della stratigrafia, diciamo del massetto, mi lavora nella parte sotto tubo. Normalmente con i sistemi radianti a bassa inerzia la parte, diciamo così, di resistenza meccanica mi viene data dal getto sopra tubo, quindi per questo bisogna utilizzare quelle livelline che riducono tantissimo lo spessore e chiaramente devono garantire delle resistenze meccaniche importanti in funzione appunto dello spessore ridotto sopra tubo. In questo caso, come dicevamo prima, la resistenza meccanica è dovuta alla parte sottostante del tubo, quindi in questo caso abbiamo questa massa importante, no? Però poi, come vedremo, adesso vi faccio vedere il cantiere, vedremo che la velocità di attivazione deriva non tanto dalla massa, ma dalla posizione del tubo. Quindi cosa si è fatto? Si è messo giù, dopo aver realizzato quindi la parte strutturale sotto, si è messo giù il pannello isolante, alla fine si sono appoggiati i corrugati, in questo caso, vedete, corrugati ce n'erano anche abbastanza, tra l'altro erano state fissate con queste fascette, comunque i corrugati rimangono giù, non c'è nessun problema. In alcuni casi addirittura per aumentare la pendenza si è tolto anche una parte dell'isolamento, perché come vedete poi da una sezione faccio vedere sono stati utilizzati i doppi pannelli ed è stato ricoperto con del massetto. Alla fine è stato gettato appunto il massetto, è stata fatta la fresatura, la posa della tubazione e chiaramente poi alla fine è stata messa giù la finitura. Questa è una foto che ho fatto dalla scala dove si vede la stratigrafia. Come vedete qui, in realtà, questa tipologia di sistema non è stato utilizzato per ridurre gli spessori, come vedremo poi nel caso della ristrutturazione. Qui spessore del massetto ce n'era tanta. Qui c'era infatti, come vedete, l'isolante, un doppio pannello in XPS con quei circa appunto 13 cm di massetto, dove all'interno c'era tutta la parte impiantistica. Quindi solaio, pannello, massetto e Zeromax. Quindi, come dicevo prima, il vantaggio di questa tipologia di sistema è quella di utilizzare dei massetti, diciamo così, sabbia e cemento per realizzare appunto un sistema radiante a bassa inerzia. E
Perché avviene questo? Perché come vedete dalla grafica, io mi porto il tubo nella parte superficiale, quindi l'attivazione avviene molto veloce. Allo stesso tempo questa massa qua mi lavora molto bene, sia per quanto riguarda il comportamento estivo in termini di assorbimento, ma anche aumentare la massa per quanto riguarda la parte acustica. Quindi in questo caso, vedete, anche se c'è tutta questa massa, nella fase di riscaldamento non vado a scaldare tutta questa massa, anche perché poi vedrete come velocità di attivazione il sistema è talmente veloce che non riesce a scaldare tutta la massa. Quindi di fatto io mi prendo dalla massa la parte migliore di essa, diciamo così. Infatti, come vedete, in questa situazione si è visto che il sistema radiante Zeromax, dopo qualche minuto, neanche un'ora, raggiunge la temperatura massima superficiale, rispetto a un sistema radiante, diciamo così, classico, che chiaramente ha bisogno di più tempo, ma soprattutto in queste situazioni magari avere quella massa importante che si carica, un edificio molto isolato, potrebbe comportare delle piccole problematiche di livello di comfort, no? Perché comunque l'edificio fa fatica a riadattarsi, no? Alle condizioni climatiche, soprattutto nel periodo delle mezze stagioni. Quindi in questo caso vedete questa velocità di attivazione, tra l'altro con temperature di mandate più basse rispetto al sistema radiante tradizionale. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che a parità di condizioni esterne e a temperature di funzionamento chiaramente diverse, no? Con il sistema radiante tradizionale, con i 35 gradi, si raggiungeva un GOP di 4,4, con il sistema radiante Zeromax, con una temperatura di mandata più bassa, il GOP aumenta. E quindi questo aiutava, come dicevamo prima, l'efficienza energetica, sia in termini di velocità, come avete visto prima, ma soprattutto anche in termini di risparmio energetico, ma anche di, diciamo così, di salvaguardia per quanto riguarda il funzionamento della pompa di calore. E queste sono alcune foto, qui è la stanza che vi ho fatto vedere fresata, che è stata appunto pavimentata, che è la zona giorno, diciamo cucina e pranzo, e qui l'esterno di questa abitazione. Questo, come dicevo, questo edificio è stato fatto in collaborazione appunto con l'ingegnere Gianolio della Vast Technology il supporto chiaramente sul territorio è stato garantito da parte dei nostri consulenti di Progetto Area, che hanno supportato nelle varie fasi la gestione del cantiere. Passiamo all'altro esempio. Qui cambiava totalmente la richiesta, no? A parte il discorso di velocità di attivazione, ma per il resto dovevamo lavorare al contrario, dove lì si richiedeva magari più massa, in questo caso non potevamo appesantire il solaio e quindi la richiesta era spessori ridotti, perché comunque doveva contenere sia la parte radiante ma la parte impiantistica sotto. Non dovevamo appunto caricare il solaio, perché comunque era un problema strutturale, e quindi si doveva utilizzare o un massetto leggero o comunque lavorare magari con sistemi radianti diversi, magari tipologia secco. E anche qui, per un discorso di ottimizzazione dei cantieri, si è deciso di utilizzare il famoso getto unico, affinché contenesse tutta la parte impiantistica e la parte di radiante sopra. Cosa è successo qui? Come dicevamo prima, dovevamo mettere d'accordo la parte spessore con la parte carichi. All'inizio l'idea era quella di proporre questo, cioè di realizzare il sistema Zeromax semplicemente andando in cantiere, facendo una valutazione della pavimentazione, eventualmente fresandola, posando la successiva tubazione all'interno delle gole, pavimentando, e quindi in questo caso avevamo risolto in un'unica soluzione il problema dei carichi e il problema dello spessore. In questo caso purtroppo la pavimentazione non era fresabile, perché comunque si doveva smantellare, e quindi si è deciso di rimuovere il massetto, il vecchio massetto, e far sì che, dopo aver rimosso appunto il vecchio massetto, si è posizionata tutta la parte di impianti, quindi le tubazioni dell'impianto elettrico, si è ricoperto tutto con un massetto leggero, che però, attenzione, era un massetto pavimentabile, poi vi faccio vedere che tipologia di massetto è stato utilizzato, si è fresato
e alla fine si è messo anche un tappetino acustico anziché la pavimentazione sopra. Anzi no, poi alla fine il tappetino acustico non è stato messo. Tutto questo è stato realizzato in circa 60 mm, quindi in circa 60 mm si è fatto tutta la parte impiantistica sotto, ma anche il sistema radiante sopra, con un unico oggetto. Cos'è successo qua, come dicevamo prima? Si è fatto questo, vi faccio vedere questa breve animazione, come dicevo, posizionamento dei corrugati, getto del massetto, anche qui si è proceduto alla fresatura di questo massetto leggero e infine, dopo aver messo giù la tubazione, si è ricoperto con la nuova pavimentazione. Quindi alla fine si è semplificato il lavoro, perché alla fine si è fatto, come dicevo prima, un soggetto con, tra l'altro casualmente appunto è anche qui un prodotto della Rofix, con questo massetto leggero che ha la caratteristica di essere, diciamo così, una via di mezzo fra un massetto alleggerito e un massetto, nel senso che pesa quei circa 800 kg a metro cubo e quindi chiaramente ha tra l'altro una resistenza meccanica interessante dove si può appunto pavimentare sopra, e questo ha permesso di risolvere sia la parte, diciamo, di pesi, ma anche il fatto di dimezzare il tempo, perché si è fatto un unico oggetto. Qui, come dicevo prima, in circa 60 mm si è fatto tutta la parte impiantistica sotto con il sistema radiante sopra, dimezzando il peso, perché come vedete erano circa quei 50 kg al metro quadrato che con un sistema, diciamo così, con un massetto tradizionale si poteva addirittura quasi quadruplicare un po' il peso. Quindi si è veramente risolto un grosso problema e si è ottimizzato il tempo in cantiere. Però qual era un po' la logica? No? Perché la domanda poi che ci è stata fatta da parte del progettista, si diceva, sì, però scusate, ma se io uso questa tipologia di massetto, che è appunto questo massetto leggero, non ha la conduttività che ha un massetto tradizionale. Quindi se io vado a realizzare un impianto radiante, cosa mi succede? Sì, chiaramente se io vado a realizzare un impianto radiante classico con la tubazione messa sotto e quindi la necessità, diciamo, di spingere calore verso l'ambiente, farà fatica a funzionare questo impianto. Se però io, come si è fatto, vado a realizzare lo Zeromax, cosa succede? Io il tubo me lo porto in superficie, quindi lo scambio avviene direttamente in ambiente e i corrugati poi dell'impianto elettrico me li mantengo giù e si risolve il problema. Ma l'altra domanda che ci è stata fatta, dice sì, però cosa faccio io? Sopra poi posso pavimentare o devo realizzare un altro massetto? Come vedrete, questo che è appunto quel massetto, l'837, si presenta molto, diciamo, liscio, molto planare, quindi dopo aver fresato, dopo aver posizionato la tubazione, semplicemente si è messa giù l'adesivo e si è messa sopra la pavimentazione. Quindi in questo caso appunto fresatura, adesivo, pavimentazione. In questo caso si è deciso di utilizzare un primer che chiaramente faceva parte del pacchetto, quindi anche questo era della Rofix, e in questo caso appunto fresco su fresco hanno spalmato il primer, hanno messo giù la colla, hanno incollato il pavimento, hanno posato il pavimento. In questo caso hanno scelto una colla di tipo S1 perché c'era una doga un po' più lunga, cioè questa piastrella, ma cosa importante, la colla viene scelta non in funzione dello Zeromax, cioè nel senso che se c'è lo Zeromax io scelgo una tipologia di colla, se non c'è lo Zeromax ne uso un'altra. No, ma in questo caso la colla è stata scelta, e come si fa sempre, in funzione della tipologia e del formato della piastrella. Queste sono alcune foto. Ti interrompo? Sì, dimmi. Ci fanno una domanda relativa ai materiali edili. Sono dei materiali speciali? No, no, sono, io ho dimenticato di sottolineare, tra l'altro l'avevo anche scritto. Qui c'è scritto, come vedete, è una normale colla, come è un normale massetto, come è una normale piastrella. Cioè tutti i componenti che
fanno parte della sezione che realizzeranno poi anche lo Zeromax sono comuni materiali edili. Chiaramente noi, come in questo caso la Rofix, ogni azienda dà la, diciamo così, la compatibilità, mi spiego meglio, nel senso che magari se questa tipologia di massetto io poi la vado a fresare, Rofix mi dice: se tu non la devi fresare, io ti devo garantire la resistenza meccanica, ti dico che lo spessore minimo deve essere X. Ma per quanto riguarda la scelta delle colle e degli altri componenti, sono comunissimi materiali edili. L'unica prescrizione, diciamo, che noi diamo è quella di, nel caso in cui si usano per esempio dei primer o delle colle, fare attenzione affinché non contengano i solventi. È anche vero che ultimamente comunque in commercio ce ne sono pochissimi, o forse non ce ne sono più, perché il solvente potrebbe bruciare il tubo. Poi del resto si possono utilizzare le normali colle e i normali prodotti che usa il posatore, quindi se si trova bene con prodotti di un'azienda anziché un'altra, per noi non cambia nulla. Tra l'altro sono state fatte anche delle prove meccaniche su tante tipologie di materiale, quindi sono tutti idoni i prodotti. Queste sono alcune foto del finito con l'arredo, insomma tutto, qui ci sono delle piastrelle tra l'altro anche di colore diverso, e questa è la foto dell'esterno. Alla fine l'esterno, questo ve lo sottolineo perché poi vi faccio vedere una cosa, non è stata diciamo fatta nessuna riqualificazione da un punto di vista energetico. Da un punto di vista energetico è stato solo realizzato l'impianto radiante con l'alleggerito, che magari con un massetto leggero che garantiva un po' di isolamento verso il basso. Questa ve la riporto, è l'email che mi ha girato il proprietario dell'edificio, perché avevo chiesto alcune foto del finito per metterla all'interno della presentazione. Poi lui mi scrive: per quanto riguarda le prestazioni, al momento siamo, speriamo sempre, non al momento, siamo decisamente soddisfatti. Il risultato è molto buono, il comfort è ottimo, l'inerzia termica è estremamente bassa. Questo mi ha fatto piacere perché poi mi dice: lo abbiamo adoperato esattamente come un riscaldamento tradizionale, cioè mi ha detto che lo usavano come se fosse un radiatore, quindi lo accendevano e lo spegnevano come se fosse un radiatore. E i consumi sono contenuti, però una cosa interessante che lui dice che mentre la diversificazione per gli ambienti, quindi le varie sonde di temperatura, sono assai utili, cioè, e questo avvalora un po' il discorso che facevano anche i miei colleghi della importanza della regolazione, cioè poter gestire i vari ambienti, soprattutto con un sistema radiante così veloce che ti permette anche in alcune situazioni di avere delle stanze completamente spente e te le attive solo nel momento in cui magari l'orientamento cambia, è molto ma molto interessante questa tipologia di impianto. Chiudiamo con una comunicazione interessante, ovvero che sia per quanto riguarda lo Zeromax, ma questo vale anche per quello che hanno detto i miei colleghi, Eurotherm dà questa garanzia senza limiti di tempo con un massimale 10 milioni di euro danni contro terzi. Quindi questa vale per tutti i prodotti e i sistemi di Eurotherm. Quindi, alla fine, per fare un po' un riepilogo, come avete visto, cioè il radiante che viene realizzato con questo sistema Zeromax va benissimo per le ristrutturazioni, tra l'altro è nato per le ristrutturazioni, ma sempre più viene utilizzato nella nuova edilizia. Importantissima la progettazione, io l'ho chiamata progettazione integrata, perché, come avete visto, se viene studiato, diciamo così, lo Zeromax all'interno della mia sezione, mi permette di ottimizzare e ridurre gli spessori, ridurre i tempi, ridurre i pesi, ottimizzare i costi, una diminuzione anche dei costi in cantiere. E come diceva appunto, mi ha sgridato la mia collega, che non l'ho detto, comunque chi ha fatto la domanda, i materiali edili che sono stati utilizzati, che vengono utilizzati per realizzare il sistema Zeromax, non sono prodotti speciali, sono prodotti normalmente utilizzati. Poi noi lavoriamo chiaramente con tutti i partner che i maggiori produttori di queste tipologie di materiali edili. E una cosa interessante
Tra l'altro chiedo anche, coinvolgo la mia collega Marta, l'eco bonus. Come avete visto nella parte ristrutturazione, la parte di eco bonus può diventare molto ma molto interessante per quanto riguarda la detrazione. Esatto. Se vuoi aggiungo io qualcosina proprio su questa slide. Vai pure Marta. Fondamentalmente vi ho voluto riportare in questa slide le modalità in cui è possibile richiedere una detrazione per la spesa, della spesa sostenuta per l'installazione di un sistema radiante. Fondamentalmente abbiamo 4 categorie diverse di agevolazioni che possono essere richieste. Una si può far rientrare sotto il recupero del patrimonio edilizio o attraverso la riqualificazione energetica, che è proprio l'eco bonus, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, o addirittura se si fanno degli interventi anche per l'adeguamento sismico, possono essere detratte in congiunzione con efficienza energetica e sismica. Attenzione però, come vi ho riportato qui, le agevolazioni e detrazioni non sono cumulabili, quindi nel momento in cui il vostro progettista o comunque chi vi segue deve scegliere accuratamente in quale delle 4 opzioni deve ricadere appunto l'intervento in funzione appunto in base insomma, all'oggetto di cui stiamo parlando. Poi è bene ricordare che abbiamo una collaborazione con Gabetti, il Gabetti Lab. Se Giuseppe vuoi aggiungere tu qualcosa relativamente a questo. Sì, per quanto riguarda appunto la collaborazione con Gabetti, il vantaggio per quanto ci riguarda, ma anche per quanto riguarda voi, di entrare a far parte di quella rete lì, è quello di avere anche la parte di consulenza tecnico barra commerciale, nel senso che loro poi valutano anche i vostri progetti. Per esempio, a noi ci è capitato un caso dove in una ristrutturazione un progettista aveva fatto i suoi conti, diciamo così, quindi andavano in detrazione alcuni lavori, poi diciamo rivedendo un po' il progetto con i consulenti di, in quel caso era il responsabile nazionale appunto del progetto, si è visto che alcune lavorazioni tipo la demolizione del massetto, rifacimento della pavimentazione, se venivano diciamo così considerati come facenti parte, diciamo, delle lavorazioni relative all'impianto radiante, andavano anche queste in detrazione. Quindi loro sono molto, molto bravi da questo punto di vista e poi la possibilità chiaramente di partecipare con loro alla continua formazione che fanno. No? Esatto. Poi, il valore aggiunto è proprio questa progettazione integrata che loro fanno, cioè cercano di ottimizzare al meglio e al massimo le detrazioni che possono essere ottenute combinando diversi sistemi, quindi magari insieme al sistema radiante ovviamente cercano di ottimizzare anche la parte di generazione con la sostituzione della vecchia caldaia con una nuova caldaia o con una pompa di calore, e lavorano sia per quanto riguarda sul privato che per quanto riguarda la parte dei condomini, quindi esatto. Essere messi in contatto anche con amministratori di condominio, e in quel caso l'agevolazione consiste nel fatto di ripartire la spesa a carico del condomino, può essere ripartita in più anni, mantenendo comunque la detrazione del 65% fino a qualche giorno fa, adesso come avete potuto sentire dai nuovi aggiornamenti, arriveremo ad una detrazione pari all'importo totale dell'opera, quindi dal 100, si parlava da 100 al 120%. Quindi 120% nel caso di cessione del credito, perché esatto. Poi anche Gabetti fa anche questa, diciamo, esatto. Questa operazione, no? Proprio la cessione del credito permette di poter rateizzare, diciamo, la parte monetaria, comunque appunto l'impegno da parte, diciamo, dei condomini. Chiudo solo perché avevo visto velocemente, mi è passata, diciamo così, una domanda che hanno fatto. Sì. Qualcuno chiedeva se sopra la tubazione è possibile mettere o è consigliabile mettere un tappeto desolarizzante, no?
Allora, per quanto riguarda, diciamo, le normali applicazioni, il formato piccolino non è un problema, ce l'abbiamo messo, non c'è nessun problema. Spesso quei tappeti desolarizzanti messi sopra hanno una duplice funzione. Tra l'altro io l'ho fatto vedere anche nell'animazione e l'abbiamo fatto in molte applicazioni. Il tappetino che viene messo sopra ha anche una funzione acustica. Esistono dei tappetini che è possibile anche utilizzare come per incollare anche le piastrelle. Quindi noi ne abbiamo certificati varie tipologie e siamo, diciamo, da questo punto di vista molto avanti. In alcuni casi si riesce a realizzare un impianto radiante fresando la pavimentazione, quindi non demolendo, e mettere su anche quel tappetino, quindi migliorare anche la parte acustica. Quindi non demolire, fare un impianto radiante e migliorare le prestazioni acustiche, fino a qualche anno fa era, insomma, impensabile questa cosa qua. Bene. Giuseppe, bene. Grazie. Io direi che possiamo chiudere, ci siamo presi molto tempo da parte del... Io volevo, mi sono dimenticato una cosa. Sì. E in riferimento al cantiere Maggiolina, mi sono nella fretta dimenticato di ringraziare il nostro ufficio tecnico, perché nella parte degli costruttivi si sono impegnati veramente a mille, in special modo Remo, che saluto se ci vede. Per cui una grande attenzione, un grande impegno per seguire un cantiere del genere. Complimenti all'ufficio tecnico, a Remo in particolare. Grazie, volevo solamente, me l'ho dimenticato. Sì, io Marta, chiaramente sì. Ho visto che ci sono alcune domande, qui sotto avete i nostri riferimenti, se volete ci possiamo, diciamo così, sentire in privato e comunque chiarirvi tutti i dubbi. Se volete, noi comunque siamo disponibili a consulenza tecnica, anziché varie, diciamo così, ormai visto che abbiamo capito che la tecnologia forse ci può dare una mano anche a fare via web delle consulenze, l'abbiamo già fatto perché si possono condividere chiaramente lo schermo e quindi vedere disegni anziché foto, anziché documenti, e quindi potrebbe essere un modo interessante per risentirci, diciamo così. Esattamente. Confermo quanto detto da Giuseppe. Siamo qui. Esatto. Grazie a tutti, grazie ai relatori, grazie a voi che siete rimasti con noi fino alla fine. La parte di formazione Eurotherm Academy non finisce, stiamo organizzando altri webinar per voi, quindi rimanete collegati tramite i nostri canali social. E niente, grazie ancora per l'attenzione, siete stati in tantissimi e vi auguro una buona serata. Grazie a te, Marta, e un saluto a tutti. Buona serata, grazie Marta. Salve, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.